Stamattina i militari della Guardia di Finanza di Palermo hanno eseguito nuove misure cautelari nei confronti dei vertici aziendali di una società per azioni interamente partecipata dalla Regione Siciliana e di alcuni imprenditori con questi collusi. Le indagini sono state svolte con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, video riprese negli uffici dell'azienda, attività di pedinamento e l'analisi di documentazione contabile e bancaria. Tale complesso quadro investigativo ha consentito di ricostruire numerose ipotesi delittuose di turbata libertà degli incanti, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, nonché anche ipotesi di truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture. In definitiva, la Guardia di Finanza di Palermo, in queste indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, ha fatto emergere un vero e proprio sistema illecito, radicato nella società partecipata, che veniva gestita dai vertici aziendali in maniera privatistica, con totale disprezzo di quelle che devono essere le procedure che regolano un organismo pubblico e nocumento delle imprese che volevano accedere alle gare d'appalto e quindi con una violazione evidente di quelli che sono i principi della normale e libera concorrenza di mercato.